Action. Quando avrò comprato il camion e sarò ricco, mia moglie la mollo. Mi sposo una studentessa, vedrai, bella e giovane. Sei scemo, lo sai? E tu, Combato Air, che intendi fare? Questi non sono affari tuoi. Sei ancora giovane, ci sai fare con il lavoro, non sei brutta per niente. E continui a stare con lui. Ma che intenzioni hai? È sempre mio marito, che intenzioni ho? È tuo marito perché l'hai sposato. Sposati un altro e il tuo uomo sarà quello. È solo un pezzo di carta alla fine. Ferma qua. Va avanti da solo, ti pago poi. Questo è un divorzio consensuale, quindi la questione riguardante la divisione dei beni familiari verrà negoziata fra le parti, giusto? Giusto. Sì. In questo caso il tribunale non interverrà nel merito, ma visto che Bato Air ha un'invalidità, devo chiedervi, chi se ne assumerà la responsabilità? Chi si prenderà cura di lui? Bato Air verrà a stare con me. I due bambini staranno con Tuya. Anche Bato Air starà con me. Tuya, ma che stai dicendo? Non si discute. Bato Air starà con me. E allora perché volete divorziare? Troverò un uomo che si cura di noi e anche di Bato Air. E crede di poterlo trovare, un uomo simile? Disposto ad accettare? Lo sposo solo se mi aiuta con Bato Air. Solo in questo caso. Un amico del tribunale ci ha parlato di lei. Noi siamo qui perché l'ammiriamo, è molto. Verissimo. Quanto al mantenimento di Bato Air, vorremmo discutere ulteriormente. È ovvio che potremmo prendere e metterlo in un istituto per anziani. Ma i genitori di Puribu sono ancora in vita. Inoltre lui ha già 3 figli. Con lei e i suoi 2 figli parliamo di un totale di 9 persone. Per Puribu sarebbe una situazione troppo difficile da sostenere. Spero che lei possa comprendere le nostre difficoltà. Dico bene, zio Nashen? Sì. Cosa ne pensa? Tuya? Bato Air resta con me, voi fate come volete. Quello del tribunale non ve l'ha detto. Che state facendo? È per il pozzo di Tuya. Per cosa? Tuya! Per scavare Tuya! Un pozzo. Ho affittato questa perforatrice e ho venduto il camion che avevo. Tu sei tornato da tua moglie! Se non andavo da lei, come facevo a chiederle il divorzio? Tuya! Fammi spiegare, aspetta! Non ti voglio più vedere! Tuya, aspetta! Vattene via! Via! Vattene! All'inferno! Vattene! Vai! Torna da tua moglie! Se non andavo da lei, come facevo a chiederle il divorzio? Torna da lei! Corri! Ho avuto il divorzio! Ecco, tieni! Questo è il certificato! Non mi avevi detto di tornare dopo che avevo divorziato! Sto per sposarmi! Vado via! Tanto dove vai tu, vengo anch'io! Mm.